Ciao a tutti, eccoci subito pronti. Nuovo torneo, si gioca un Hyper Pallet Arena. Che significa? Che si gioca con 30 secondi a testa. E quindi sono tutte partite velocissime, dove è molto difficile riuscire a vincere. Per quanto possa essere veloce, e mi ritengo essere molto veloce, soprattutto nel gioco online, e 30 secondi sono davvero pochi. Basta semplicemente sbagliare una sequenza di mosse e lì chiaramente è tardi. Ok, lui ha sbagliato, mi ha lasciato un cavallo in presa e quindi questa posizione dovrebbe essere in totale discesa per me. Il tempo farà la sua parte, quindi io cerco di giocare dei temi tattici che mi vengono in mente, tipo questo salto in H4. Ops, questa donna in presa netta. Va bene, non si è accorto. Ha più tempo, questo lo cambio, un pezzo in più, torre C4 per move, qui abbiamo un cavallo per F4, scacco di scoperta triplo o tutto quello che sia, scacco di nuovo, scacco, catturiamo, catturiamo anche questo con scacco, abbiamo un cavallo F3 intermedia, scacco, questo è scacco, via. Ok, come vedete nella parte finale è totalmente follia quello che state osservando. Ok, adesso è una questione di riflessi, ho più tempo. Ok, arriva la prima donna, arriva la seconda, e qui. Buona la prima, si gioca per il matto, ce l'abbiamo fatta, quindi c'è uno scacco matto. Come vedete abbiamo il pupazzetto accanto che ci supporta. E si continua, quindi giochiamo la difesa francese, sembra velocissimo. Ok, adesso attacchiamo qui il pezzo in presa. E va bene, sì, velocissimo, c'è un tema di matto. Scacco matto, per quanto sia stato veloce, l'ho fregato per il tempo. Questo è un errore tipico del gioco online. Quando il vostro avversario è veloce, se state dietro o troppo dietro, c'è la possibilità di cadere in qualche trappola. Cos'è questa apertura? Tipica apertura ballet. Intanto attacchiamo la torre. Mangiamo qui. La torre me la voglio mangiare. Fiore G4 l'avrebbe catturata. Cavallo qui la catturerà lo stesso. F4 sulla scacchiera, apriamo il gioco. Cavallo per, apriamo il gioco di nuovo. Pezza in presa, questa è una posizione vinta. E cambiamo le donne. Se cambio le donne è tutto facile. Ok, cambiando le donne, quindi deve essere tutto facile perché ho del materiale in più. E al fiore F5 cambiamo anche. Togliamo anche altri pezzi dalla scacchiera. Scacco. Questa. Catturo. Come vedete non ha tante mosse, io la torre in più, donna in più, scacco intermedio, andiamo qui, scacco di nuovo, scacco, qui si gioca per il matto, ci mangiamo i pedoni, andiamo verso la promozione, cambiamo piano, adesso è il tipico matto della scaletta, terza vittoria consecutiva, ci troviamo lì in seconda posizione, 8 punti, tutte vittorie, performance sarà alta perché ho battuto un giocatore con il mio stesso elo. Continua la gara di velocità per questo Hyper Ballet. Ok, pezzo in presa. Pezzo in presa. Qui proviamo a mantenerlo. Abbiamo un pezzo in più. Adesso questa donna la sposto dall'altro lato. E se ci riesco. Intanto facciamo il fiore di due. Ok, questo cambio non mi piace per lui. H5, apriamo il gioco. Adesso la donna arriva dove creerà delle minacce più forti. Scacco. Fiore per G6. Fiore per G6 vincente, mi piace. Torre per H7 l'idea, torre per H7 lo stesso, no, torniamo indietro. Si ricomincia qui, poco tempo per me. Abbiamo una fiera H6 fortissima che minaccia tutto con uno scacco, ci nascondiamo. Questa, raddoppiamo, ci nascondiamo qui. Fiere qui, torre G8, matto. Si continua, si va avanti, quarta vittoria su quattro partite. In prima posizione abbiamo Budala, che per chi conosce un po' il serbo-croato significa stupido. Ok, la traduzione letterale, quindi non è un'offesa in diretta per il mio avversario. Si continua, lo schema che sto giocando, cercare di. Qui abbiamo C4 di 5, C4 è andata bene, pedone per. Facciamo fiere C4. Di 3, pericolo, avrei perso l'istante. Ok, il suo punto più forte, lui mi mangia lì, io ti mangio qui. Io ti minaccio matto, forse? No, non proprio. Però ho dei buoni temi, donna di 8. Donna di 8 scacco. Mangio, minaccio matto. No, questa è impresa, scacco di nuovo. Anzi no, torre di 8, da seguire. Siamo primi, 4 vittorie su 4, che poi sono diventate 5, quindi ho detto male, 5 vittorie su 5.
come vedete il pupazzetto accanto a me, che tra poco vi presenterò, è soddisfatto. Si continua, con lui abbiamo già giocato prima. Ok, abbiamo proprio giocato in questo modo e mi ha fatto un'apertura strana e sbagliata, però è veloce. È veloce, qui cambiamo, facciamo A6, A6 forte, dona C7, minaccia da lontano questa torre che lui non si è accorto, ce la mangiamo. Qui ci sono temi di matto, cambia tutto, quindi vuole giocare per una gara di velocità. Questo l'aveva perso anche nella partita di prima. Cambiamo tutti i pezzi. Chiaramente cambio dei pezzi mi aiuta tanto. Così. Eliminato anche questo, qui c'è un tema di matto. Ok, devo essere veloce. Fiere 5, questa, mangio, via, via, via. Ahi, perso per il tempo, anzi no, forse era stallo. No, perché toccava a lui. È stato velocissimo, meritato di vincere per la sua velocità, non per la posizione raggiunta. Ok, si continua, andiamo avanti verso l'infinito e ancora più lontano. Il suo re resterà al centro per un bel po' di mosse. Torre 1 crea difficoltà. Fiere per F7 è la mia idea. E vabbè, qua mi devo spostare in realtà. Non era quello che volevo, il fiere C7 intermedia. Forse un torre per E5 devo farle, facciamo questa. Facciamo questa, cavallo 4, minaccio cavallo di 6. E non è quello che volevo fare. Apriamo, proviamo ad aprire la posizione, la mia posizione è totalmente persa. Torre 1 intermedia, dona H3 intermedia, cavallo per F6 la faremo, premuovo, ok. Qui cambiamo le donne per evitare temi di matto, forse no. Non le cambiamo lo stesso, va bene, qui mi arrendo sportivamente, seconda sconfitta. Molto difficile mantenere questo ritmo, 30 secondi, ok, 30 secondi a testa. C'è chi gioca dal cellulare, probabilmente potrebbe anche essere più facile, è chi gioca dal computer. In questo momento sto giocando dal computer. Quindi dal cellulare qualcuno sostiene che sia più facile giocare partite veloci. Sto giocando con il mouse del mio computer, qui torniamo indietro, fiere qui, torre C8, 6, B5 e qui cambio tutto e alla fine mi resta. Ok, cavallo per F3, questa ce la mangiamo. E torre 8. Donna F6 intermedia sarebbe molto forte da giocare. Eccola qui, torre di 8. Idea al fiere. Va bene, al fiere C6 va benissimo, è quello che volevo fare. In realtà volevo fare al fiere G7, qui mi cattura di cavallo. Ci sta, torre per A2, facciamo F5 così evitiamo possibili fastidiosi ingressi. E5 poi vuole cambiare tutto. F4 forchettone, scacco intermedio, non l'ha fatto. Quindi catturiamo lì, mettiamo la prima torre sulla seconda. Arriva l'altra. Arriva l'altra con torre per A2, qui ci sono minacce di matto sulla prima traversa, lui si torna indietro e adesso si può tranquillamente giocare tutto di premuovo. Adesso il pedone andrà in H. Ok, questa impresa. Bene, si torna a vincere, ci riproviamo, ci riproviamo. Già ho perso secondi. Ok, qui c'è stata una fase in cui non siamo stati precisi. Né noi né, no, né lui. Ok, questo lo cambiamo, alfiere G4, mi cambierà lui, non mi cambia, questo mi cambia, non mi cambia. Ok, alfiere per, torre per, torniamo indietro, cavallo 2. Ci togliamo un po' dai fastidi. Cavallo G3 impresa. Ok, abbiamo questo ingresso in E7 che forse può dar noia, cavallo 4 per lui è forte. Non l'ho fatta. Donna per B7. C3, rafforziamo la posizione, donna per C6, ci mangiamo più donne, donna per D5, erroraccio, erroraccio, adesso una gara di velocità. Ok, stallo. Bene, si continua, si va avanti, moderna per me, D5, non la posso fare, facciamo D6, cambiamo. Cavallo di 7, vogliamo cambiare ancora i pezzi, cavallo per E5, facciamoci 5, C5 prendo. Cavallo F6, arriva il primo cavallo in difesa, l'altro cavallo andrà in E6, cambiamo tutto. E qui è interessante questa, seguita da questa e seguita da questa. Adesso alla fine ci mangiamo questa, abbiamo sacrificato un bel pezzo per due pedoni. Non sono.
Contentissimo, con le 6, mannaggia. Ok, questa. Vabbè, questa è andata. Siamo terzi, vediamo l'obiettivo. Provare ad arrivare nei primi 3. Questi tornei così veloci in realtà non li ho giocati quasi mai. E quindi è una buona esperienza, un'esperienza per tutti. Donna per C3, il tema classico è quello di rompere con F5 e poi attaccare sulle case bianche. Quindi G4 ha esattamente questa idea, mettiamo una torre dietro. L'idea tattica è E6 che sarebbe vincente. E6 qui è vincente perché arriva torre per G7. Torre per G7, torre. Ah, torre H7. Qui è sbagliato. Ho sbagliato. Vabbè, si ricomincia. L'inchiodatura è forte. Mancato un matto. Un matto in una. Donna F3. E alfiere per F6 sarà la prossima. Donna per H7 era matto. Ok, questa facciamo così, ripetiamo, non mi piace più. Qui abbiamo preso un matto nel corridoio. Ok, mio. Fortuna, sarà torre di 1, avrebbe vinto. Che è successo? Ho perso qui? No, ho vinto. Ok, non si era aggiornato. Ci proviamo, continuiamo questo torneo. Lui sta giocando per schemi. Questo cambiamo, cavallo qui, idea, entrare qua, niente, al centro ti cambierò, se mi vai qui ti cambio lo stesso, G5, cambio, no, non si cambia, questa chiudiamo tutto. Prendo, cavallo qui, un re H8 va sempre bene, fiere 6, mettiamo l'altro cavallo in E4, bloccando un po' tutto, torre F6, se mi cambi riprendo, torre F8 il mio piano, ok, va bene, mi cambi tutto e manteniamo la posizione chiusa, c'è un alfiere per G3. La casa G3 è molto debole, quindi io cambio letteralmente tutto, mi mangio il pedone, mangio il primo e sono pronto a mangiare anche il terzo. Ok, a questo punto centralizziamo il re e la posizione è vinta. H5, ok, qui mi sono bloccato. Ahi. Ok, fortuna si è subito questo scacco. Vinta. 23, abbiamo la fiamma, abbiamo questa occasione per recuperare posizioni. Questa l'abbiamo già giocata, donne 2. Ok, questo lo cambio, torre qui, catturo, qualità in meno. Re di 2, cavallo va in qui, rafforziamo tutto. Cavallo andrà in E4, non lo sapevamo. Questa, cavallo G3 e proviamo a cambiarlo. Qui F6, c'è da dire che gioca bene e noi abbandoniamo, siamo sportivi. Terza posizione, proviamo a mantenere questo podio. Non è per nulla facile. Siamo un gruppetto, beh, in seconda posizione c'è un 2170 che è un po' stona vista la presenza di tanti giocatori over 2400. Ok, cambio, saltiamo al centro, lui mi cambierà, riprendo anch'io. Mi cambio le donne, questa è impresa e alla fine il finale per lui è perso. Ok, finale perso significa che non mi può cambiare le torri. E io nel frattempo miglioro la mia posizione. E torre H8 che seppur strana e brutta mi permette di manovrare, qui c'era un pedone in presa. Chiaramente non si può ragionare come se si avesse tantissimo tempo. Qui F4 deve essere fatta, E4 scacco questa e direi F3. Alfiere H4 è vincente qui, alfiere H4, catturo. Ok, non mi aspettavo questa mossa da parte sua. Sportivo, abbandona. 25, il primo 32 è in fuga. Attacco Beresov, che tante soddisfazioni mi hai dato. Cerchiamo di metterti in pratica anche qui. Poi alla fine stiamo giocando una caro can. E H4. Stiamo giocando una caro can un po' strana perché. Ok, qui prendiamo. Alfiere C5 per lui interessante. Donna F4. Catturiamo di donna. Anzi no. E donna G4. Questa devo farla. Un po' manovrato, ma alla fine siamo riusciti a salvare la posizione. Cavallo G6. Proviamo a cambiare. Ok, torre 2. Continuiamo a cambiare. Questa dobbiamo farla. E H5, mangio, 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 via,
Questa, via. Questa, 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 questa. Ok, vinto per il tempo. 27. Ci sono alcuni siti internet dove si possono fare più premove contemporanee, quindi magari io posso anticipare le prossime 10 giocate del mio avversario con questi premove. E invece qui soltanto uno, che è chiaramente tanto da gestire. Diciamo, fare gestire tanti premove, tante mosse di premove insieme è facile nel momento in cui e le mosse poi sono obbligate. Ok, catturiamo in E3. Qui si gioca per tutte le inchiodature che si sono un po' create. E alfiere F5 è esattamente la stessa idea. Cavallo F6 lo cattura. Adesso torre 8 è il mio piano. Torre 8 voglio attaccare qui. E qui ho un donna per, che in realtà non mi aiuta, semplifica soltanto la posizione. H6 giocata. E2 mi fa guadagnare tempo, che è importante per questo tipo di partite. Questa è inchiodato, quindi andiamo proprio lì a giocare su questa inchiodatura. Torre per E2, continua a essere inchiodato. Il tempo scorre, pezzo in più, pezzo in più, una posizione comoda. Si continua a 31, il primo a 36. Io la fiamma, lui l'ha appena persa. Performance 2444, quindi un po' più del mio iniziale. Siamo veloci, siamo affamati di vittoria. Vediamo un po' se riusciamo a portare a casa questo risultato. Giochiamo proprio contro il primo. Ok, con lui già abbiamo giocato. Questa me l'aspetto. Sono letto. Qui devo fare un F5 rapido. E beh, io qui ti faccio questo. A questo punto, va bene, cavallo G3 ed F5. Mettiamolo dietro. F5, catturo, forchettone, 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 questa inchioda, questa mossa di premove, nuova mossa di premove, intanto il suo pedone è andato via, blocchiamolo, questa, cambio, cambio, F4, questa, questa, velocissimo, troppo veloce, non ce la faccio, troppo veloce. Niente, troppo veloce, merita di stare lì davanti a me a 7 punti di distanza, adesso sono diventati 8. Cioè, lui è veloce, però io potrei tranquillamente piazzarmi nelle prime 3 posizioni. Ci giochiamo questa. 28, andiamo avanti. Ok, cavallo 5, dubbia, molto dubbia, pezzo in presa, facciamo tattichetta. F4 oppure F4 può essere un'idea, vabbè, è caduto in questa tattica, anche se poi alla fine mi mangio la torre, io me ne vado. Lui mi attacca anche dall'altro lato, qui sono attaccato a tutte le parti. Torre C2, facciamo questa. Questa. Mamma mia, che sciocco. O meglio, lui mi ha messo il pezzo in presa e io semplicemente non me ne sono accorto. E così. Così. Difensore, andiamo avanti. Questa, 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 questa. Ok, questa, probabilmente questo scacco me lo devo riservare per dopo. E qui che succede? Questa, questa. 6 minuti al termine. Qui siamo in crisi nella parte finale. Qua bisogna fare punti senza pensare troppo alle possibili variabili. Tanto qua prendo, cavallo 7, questa C5 rompe il centro, cavallo C6 lo sostengo, ancora non mi può recuperare, alfiere F5, propongo i cambi, torre qui, ok, prendo e ti rimetto il pezzo lì, prendo, cambiamo tutto, cambiamo proprio tutto, e donna G5, abbiamo più tempo, raddoppio delle torri, F4, così evitiamo donna G3 e torre 5, perché no? Se mi cambi raddoppio, qui c'è un tema di matto. Ci portiamo a casa 2 punti, che male non fanno. Siamo terzi, vediamo se manteniamo questo podio. 40 al primo, 34 al secondo, 33 per noi. Iper Ballet. Adesso in realtà è un turno un po' più agevole perché sto giocando contro un mio avversario che ha meno punti Elo di me. Nettamente molto meno punti.
Abbiamo più tempo, minaccia forchetta. Ok, più tempo, pezzo in più. E la possibilità di cambiare agevolmente qualche altro pezzo della scacchiera. Ok, non si è accorto. Forse arriverà l'abbandono. Ho perso un po' tanti pezzi per creare controgioco. Ottimo, grazie. 35. La caccia al primo è ancora possibile. 35 per noi, abbiamo la fiamma. 42 il primo in classifica. Si continua. Cerchiamo nuovamente. Questo lo cattura, cattura anche qui. Spingo, fiera di 3. Apertura molto, molto strana, c'è da dire. Quindi un H5 che se arrocca chiaramente perde. E non ha arroccato, giustamente. E vediamo cosa vuole fare. Tanto la fiera è qua. Scacco. Tanto ci siamo mangiati un pedone. Questa. E questa. Questa impresa, ce la mangiamo, grazie. Anche questa impresa. Momento di panico forse? Ok, adesso momento di panico anche per me in realtà. Dobbiamo rientrare in difesa con la donna. Questa, scacco intermedio, catturo. Facciamo donna C1 per evitare possibili fastidi. Questa è l'impresa? Non l'ha visto, ok, adesso l'ha visto. Chiaramente ho speculato un po'. C'era una donna per G8 matto. 34, 39. 39 per me, 44 per lui. Per lui, per il primo in classifica, Budala che gioca contro Shurov, il terzo in classifica. Ok, 3 minuti, probabilmente sono, direi, forse 3 partite. Chissà 4, 4 al massimo. Vediamo se riusciamo a riagganciare la prima posizione. Ok, giochiamo contro 2003 che come vedete è velocissimo, quindi cavallo di 7-5 cattura. Questa, cavallo va in E4, contento di stare lì e ripropongo anche l'altro in E4. Ok, donna B6 e questa. Ok, c'era un forchettone, non l'ha visto. Pezzo in presa, donna per E2 nell'altra, donna per C2. Adesso sembra tutto facile per me. 17 secondi, cambio tutto. Cambiamo anche qui, cavallo E3 vuole prendere l'alfiere e togliere altri pezzi dalla scacchiera. Adesso ci limitiamo ad avanzare il pedone. Semplicemente avanziamo il pedone. Scacco questa. Torre qui. Immagino che mi mangio in D2. Torre qui intermedia. Questo lo togliamo. Adesso ci saranno temi di matto un po' ovunque. Scacco matto. Perfetto. Nuova vittoria. 43. Siamo lì. Un punto di differenza. Pudala ha perso prima. Adesso è il caso di vittoria più 4. Arrocchiamo. E4 brutta, E4 tematica, non era quello che volevo fare. Cambiamo tutto, bloccheremo sulle case nere. Alfiere 3, torre qui, questa intermedia, questa alfiere 5, donne 3, mi cambia, torno indietro, blocchiamo sulle case nere. Se riesco a bloccare sulle case nere... E comunque sì, il pedone, i pedoni in meno non si risentono. Intanto qui alfiere per D5 devo farla, alfiere qua. Donna per D4 era già possibile. H4 mi vuole dare matto. F4, F4 rischiosa. Cambiamo anche questo alfiere, togliamo questo alfiere dalla scacchiera. Così, donna per D4, donna per D4 è quello che voglio fare. Qui è F5 che è forte. Altrimenti questo finale in realtà ad occhio è vinto per me. Molto bene, si continua, più 4, siamo primi, più 3 sul secondo, che continua a perdere. Quindi se dovessi vincere questa, sono primo in classifica in questo folle torneo iperballet, iperbullet, o come più piaccia. F5, aggrediamo il cetro, F4, se mi cattura, riprendo qui. Aggrediamo quel pedone in E3, che è rimasto un po' debole. Qui c'è un cavallo per D5, l'ho sottovalutata. Ok, non l'ha fatta, quindi io catturo. Riprendo di donna, cambio tutto. Poi mi farà un cavallo per D5, deve farla. E a questo punto si torna indietro, cavallo F6 doppio. Occhio. E occhio, perché qui... Va bene, queste semplificazioni mi piacciono, mi vanno più che bene. 15 secondi contro 15. Rafforziamo, alfiere D5 rafforza la posizione. Torre A5, torre C7. Siamo velocissimi. Ok, siamo così veloci che neanche lui si
si è reso conto cosa voglia fare. Torre per G2. Fiera G2, scacco intermedio. Questa, torre G2, catturo. È vinta. Ok, rientra anche nella classifica finale e quindi si vince questo Hyper Ballet 30 secondi. Ottimo, va bene, torneo divertente da seguire e vi invito a seguire il canale perché prossimamente ci saranno delle nuove sorprese. Ciao a tutti!